tutti ragazzi, sciocari! Benvenuti in Kiwi! Benvenuti e bentornati ragazzi, oggi secondo giorno di Ostia Comics ragazzi. Ora andiamo subito a fare qualche intervista a qualche cosplayer che ho visto qua in giro. Ma prima di iniziare ragazzi, ricordatevi di iscrivervi al canale, attiva la campanella, mettere un commento, tutte le cose che dovete fare sempre, mi raccomando ragazzi, lo sapete già cosa dovete fare insomma. Quindi ora andiamo subito a vedere questa seconda giornata di Ostia Comics, che oggi il sole stamattina era cocentissimo, oggi un po' si è un po' rinfrescato, quindi andiamo subito a vedere i primi cosplayer. Ma che cazzo sei, manvedio! Questo è tipo quello che il trend di TikTok va tan tan. Onestamente. Sono sempre Tarzan, ma sei sempre Tarzan, sempre biondo. Biondo oggi. Biondo, chi sei? Quello di Baywatch, giusto? Sì, oggi sì. Esatto, stiamo a armare qua. Oggi professionali stiamo. Stiamo proprio professionali. Bello, bello. Senti, oggi che personaggio sei? Sì, chi infradito? Tu sei più comodo di tutti, sì, devo dire. Sono Erwin del corpo di ricerca al mare. Ma io pensavo che eri Mitch Buchanan. Più o meno, stavo là, dai. Senti, ti piace oggi? Ti sei messo la crema abbronzante? No, sì? Ma io brucio oggi. Senti, io ti faccio una domanda. Dimmi. Vabbè, mo a parte sto cosplay che è molto, diciamo, molto easy, diciamo. Sì. Ma una domanda, senti, ma lo hai mai fatto in cosplay? Tu stai andando. Devi rispondere. Lo sai chiedere a tutti. Ma è che tu sei il primo, mo chiedo pure a loro, okay, chiedo. Quindi okay. Se la devono da gambe. Vabbè, sì. L'hai mai fatto in cosplay? Sì. Brava. Quale cosplay, se si può sapere? Inosuke non lo conosci. Sicuramente non lo conosco. Ragazzi, se lo conoscete commentate qua sotto. Commentate. Vabbè. Niente, vabbè. Quindi fai la mossa di Mitch Buchanan. No, non è Mitch Buchanan. No, non ce l'ho. Te posso fare questa? Com'è che fai? Così. Oh. Anvedio. L'angelo è il coso là. Senti, il coso, esatto. È un riccio, è vero, sì, c'hai spine, c'hai. Il porco spino. Senti, come te chiami? Ma il nome del personaggio è il mio. Tutte e due. Allora, mi chiamo Kai e sto facendo il personaggio di Kirishima di My Hero Academia. Ok, tu invece come te chiami? Sono Elena e sto facendo il personaggio di Devil May Cry Baby, Ryosuka. Ok, e niente raga. Senti, devo faccio anche a voi una domanda. L'avete mai fatto in cosplay, raga? Avete capito? Da provare. Mai fatto? Da provare però. Fa esperienze. Con quale cosplay ti piacerebbe farlo, diciamo? Con quale persona? Mi sono spiegato male io. Con quale personaggio? Ce ne stanno parecchi. Uno dei vicezzi che può fa mucchiata, può fa. Vai, quello di Dio Brando allora. Ok. Tu invece Costeali l'hai mai fatto in cosplay? No, che è in cosplay? No, mai fatto in cosplay. No. Lo vorresti fare? Sarebbe da provare. No, io no, ne faccio queste cose. Tradizionale, diciamo. Sì, io. E con quale personaggio o faresti, diciamo? Io farei il cosplay di Kai. Cioè vi svuoppate i cosplay, vi svuoppate e lo famo così proprio, alla strana maglia, lo famo strano. 0, 2, 5, 6, 1, 3, numero di... No! Filley, non c'è tanto. Sono loro. Secondo tentativo. Arriva. Dai, questa ce l'hai. Attack of Titan è questa. Ci stanno queste cameriere così. Ambe raga, ma da dove siete? Dal ristorante siete venute, raga? Esatto, proprio da là. Nel mio anime il personaggio ce l'ha il made outfit. E tu? Io ho la scusa. Tu hai la scusa, ok. Tu invece che scusa hai? Io ho la scusa che devo servire il mio padrone. E chi è il tuo padrone? Qualunque persona mi voglia adottare, sono qua presente. Sentite una cosa, raga. Lo fai smascheri per ketchup. Esatto, sentite una cosa, raga, ditemi una cosa. Qual è la vostra crush che vi piace, insomma? De anime? Quello che vuoi. Quanti? Dimmi chi vuoi.
Kokishima di Danganronpa. Ok, tu invece? Io 02 di Darling in the Franxx. Ah, dai Eva. Vabbè, sei la prima volta che venite qua, raga? No, sono già venuta. L'altro anno sono venuta. L'altro anno siete venute, vi è piaciuto? Il mio primo evento cosplay, sì. Auguri, auguri, ragazzi, fateli gli auguri qua sotto, scrivetelo nei commenti. E quindi, ma che questa è questa? Una catena? Sì, la caccia dal coso dei cani. Ah, e vabbè, allora, Fuffi, vieni con me, vieni con me, Fuffi, vieni con me, vieni con me. Sì, c'è sta pure Sirio, c'è sta Sirio, ciao, giusto? Cristo. No, è Crista, mamma mia, che ignorantone che sono, raga. Anche il cigno nero. Sì, tutto è qua, il cigno nero, vai. Senti, raga, come vi chiamate, raga? Facciamo così. Dai. Fammi vedere sta cosa. Questa combattiamo qui, cos'è, cos'è sta cosa, zi? Armatura d'oro. Ma no, non m'entra, non però è. A me non m'entra, raga, non sono adatto per fare l'armatura fake, quella di sta Jitter. Ah, quella che all'inizio è finta. Quella fasulla, quella cinese, armatura cinese era. Senti, raga, come te chiami tu? Io Ale Bucciarati cosplay. Ok, tu invece? Cariot cosplay. Senti, raga, vi faccio una domanda un po' così che sto a fare anche agli altri. L'avete mai fatto in cosplay? Che senso? Pam Pam, l'hai mai fatto? Hai mai fatto Pam Pam in cosplay? No. No. Tu invece? No. No. Sarebbe da provare? Lo vorresti provare con qualcuna o qualcuno, magari? In quel senso? In questo cosplay ci staresti bene? La vedo un po' scomoda. Esatto. Senti, ditemi un po' la vostra crush qual è? La nostra crush? La vostra cotta, che vi piace un personaggio di quelli proprio tipo la Fantozzi, diciamo. Quindi una donna, diciamo. No, quella che ti piace, pure un maschio, quando si fanno distinzioni, non si fanno discriminazioni. Da etero dico donna. Quale? Dimmi. Sì, tu di Lelouch. Sì, tu di Code Geass, Lelouch of the Rebellion. Io, ragazzi, sono ignorantone, se voi sapete scrivetelo qua sotto nei commenti. Poi dai, te invece? Resto in tema di Sifone, dico. Sì, ci sta. Avevo i capelli verdi. E visto che è quella, con l'armatura sempre, perché è... certo, raga. I capelli verdi piacciono ai cigni, diciamo. Vabbè, senti, raga, io questa qua vado a vedere un altro cavaliere e a spaccio, magari, ma riesco a venire, che questa ha peso d'oro un paio di 1000 euro, c'è sta. E qua, restando sempre in tema di cavalieri dello zodiaco, ci stanno pure attenzione al gradino, non cade a terra. Allora, tu invece chi sei? Castalia. Tu sei? Castalia. Castalia, tu invece? Charles. Ok. Atena. E tu invece? Pegasus. Tu stai a fare la colla qua sotto, che raga. Che la colla, io già, mo sento. Il caldo tuo sento io, sento. Okay, perfetto. Senti, è la prima volta che venite qua, raga? La prima volta. Ho capito. Come te chiami? Michela. Lorenzo. Alessandro. Federica, fammi vedere la maschera, zì, ma l'hai fatta tu, zì, come sto, mamma mia, è meglio che la maschera, lo so, è meglio che la maschera, vabbè, sentite una cosa, ragazzi, ditemi uno o una crush che avete, c'è sta, raga? No, te non ti piace nessuno a te? Nessuno, a te invece? No, non saprei, boh. Lei? Detto così, lei sì. Sì, è Dynamo, è Dio. Questi spuntoni, raga, ma affionato un'orecchia. Tu invece hai un tuo crush, una tua... La mia crush è lui che me l'ha passato. La crush è Loki. In generale? Loki. Quel dio dell'inganno, quello Loki, se fai l'indio dell'inganno, se cambia la faccia, capito? E tu c'hai tanta scelta, sai? E fa mettere... Hai fatto il primo cospetto. Levata la maschera, no, sì, fammi vedere. No. No. Se rompe obiettivo, se rompe. A te invece, zi? Niente. Allora, lui sta aspettando di avere l'armatura, che mo tra poco gli si apre lo zaino. Fa vedere lo zaino dei Pegasus, ambedi, zi. Vabbè, raga, è la prima volta che venite qui all'Ostia Comics? Sì. Vi piace come zona, come situazione? Sì.
carina, sì sì, abbastanza carina, bella. Abbastanza carina. Senti, ma sto scettro l'hai fatto tu o l'hai comprato ad Arcinese, zi? Fammo sapere. Sì, no, questo è direttamente da Atene. Da Atene, mo fai vedere, fammi vedere. Mamma mia, che se ma sei scema andate in giro con sto coso. Com'è che dici? Fulmine di Pega? No, non è con questo. Quello lo dice lui, cos'è che fai con sto bastone? Dai in testa a quel. Uccido Arles. Allora, raga, senti, sto bastone. Mamma mia, quanto è pesante, zi. Se vede mo prio io. Raga, c'è sta pure lui che è venuto col pigiama. Ma te sei svegliato ora? Diciamo di sì. Ma che ti sei messo? Che sta scritto qua? L'autografo dal doppiatore di Oscar Isaac di Moon Knight. Stava qua. Ah, sta là, andiamo pure a lui, andiamo. Tu invece non te sei, hai fatto in tempo a vestirti, te lo sei levato il pigiama. Sì. Okay. Ma perché col pigiama? Il personaggio è così, se ne va in pigiama. In giro col pigiama. Ma lo sai che fa? Ma lo sai che fa bene? Perché proprio col pigiama sta bello comodo. Comodo. Ma che te frega, zi? Tu al mare non ci sei andata per oggi. No. Perché non ci sei andata al mare? Perché è troppo caldo, cioè, troppo caldo. Stai meglio col pigiama, stai, levate pure il pigiama, levate. Senti, ma vieni qua, dove vai? Ditemi una cosa. Senti, ma la vostra crush qual è? Dimmi un po'. O il vostro crush, quello che vi pare, insomma, zi, qua non si fanno discriminazioni di nessun tipo. Di, non ti preoccupa. È lei. Tua mamma. Mia madre? Ma perché? Mi piacciono le madri delle persone. Ah, ti piacciono i milfone, ti piacciono, vedi, questa ce vede. A te invece? Non mi dia la stessa cosa, perché sennò fa copia e incolla, fai. Joestar di Jojo. Ah, no. Joestar di Jojo è questa persona qua. Queste due pure lei? Sì. Sono due, via qua. Come che via qua? Tu, qual è il tuo personaggio? Come si chiama invece? Mary di Omori. Come? Mary di Omori. Perché c'è questo personaggio? Perché mi piace. Sì. Non stiamo lì di caldo, però. Sì. Sicuramente meno di lei che sta col pigiamone, diciamo. Col pigiamone da nonna sta. Vabbè, senti, ma sto cesto che c'è sta? Sto cesto? A raccogliere ai semafori, monetine ai semafori. Vabbè, quindi raga, fammi andare a raccogliere monetine ai semafori, a me che effettivamente mi serve un po' di cose.